Allora, questo video, come vi avevo promesso, è un video che serve per i pazienti che sono qua a Chisinau avere un'esperienza migliore, anche in autonomia e vivervi la città di Chisinau con i consigli miei. Ok, di dottor Palmas, vi faccio vedere i posti che a me piacciono qua in città, dove io vado e vi condivido quella che è la mia mappa Google. Io ogni volta che vedo un posto carino vado lì e me lo salvo e metto il cuoricino sopra quel posto, così poi quando ci voglio tornare oppure voglio consigliare a qualcuno qualcosa da fare, ho rapidamente, vedete, la mappa della città con i posti carini. Durerà un pochino questo video, faccio un video anche di un'oretta, ma vi spiego piano piano quelle che sono le cose da sapere sui luoghi belli da visitare, sia vicino alla clinica che più lontano, mettiamo in centro alla città, fino a alcune location che sono anche fuori dalla città, ma che con 20 minuti di taxi, neanche 15 minuti, si possono raggiungere. Parliamo di posti del calibro, per esempio, di Treehouse, Camping e Resort. Okay? Io qua ci ho fatto da poco una festicciola col team. Ci ho fatto una festicciola col team, si paga l'ingresso e una volta che paghi l'ingresso a questo camping c'hai a disposizione la piscina, puoi prendere il sole, si può arrostire, si può andare, vedi, in un gruppo di persone se si vuole o a fare il bagno anche solamente a prendere il sole, oppure a arrostire, arrostire e fare una giornata, diciamo, di grigliata con un gruppetto di 5, 7, 10 persone, anche 20 persone. Vedi, ci sono le spiaggiole fuori che possono essere utilizzate e si può anche addirittura restare a dormire là se si vuole una notte. Ci sono questi chalet all'interno dove con 60 euro si passa un weekend romantico lì con propria moglie o proprio marito. Magari è l'occasione a Chisinau per stare un po', le coppie che hanno magari sempre figli a casa, stare un po' per i fatti loro, mentre il laboratorio lavora e vi crea i dentini. È possibile quindi fare questa esperienza qua a Chisinau. Poi è un posto verde, ombroso, dove è possibile anche fare delle telefonate. Se uno per 2 giorni non ha niente da fare, il mio consiglio è prendete un gruppetto di altri pazienti che come voi non hanno più altre lavorazioni da fare, perché tanto ormai la palla l'hanno passata al laboratorio, e questa è un'idea che vi posso dare. Ma torniamo in città, torniamo alla clinica. La clinica si trova qua. La clinica si trova qua dove c'è questa casetta. Vicino alla clinica, per fare colazione, quello che io consiglio è sempre Granier. Questo qua è un posto che io amo perché c'è un ottimo cappuccino, si trova veramente vicino alla clinica. Qua c'è Pizza Mania, questa è la strada principale Ismail. Procedendo sul marciapiede, a un certo punto qua all'angolo troverete questo Granier. Con 50 centesimi prendete qua un cornetto e 1 euro il cappuccino, ma è un ottimo cappuccino. Se poi proprio volete mangiare un ottimo cornetto, vi consiglio Kex. Kex, che non so perché questo non l'ho salvato, ma questo c'ha in assoluto i cornetti più buoni. Quindi la mattina, la colazione, o Granier o Kex. C'è anche un altro posto che è Boucher, questo qua, che bisogna però arrivare al sottopassaggio, girare a destra, questo saranno 4 minuti dalla clinica, e questo ha oltre ai cornetti anche il fatto di potersi sedere all'aperto, vedete, fare la colazione seduti all'aperto, ma c'ha oltre ai cornetti anche delle paste un po' più ricercate, ok? C'ha la pasticceria un pochino più sofisticata, ecco, vogliamo, perché è più sofisticato. Altra cosa non positiva è che la colazione, vi consiglio di fare la colazione a Pizza Mania, perché Pizza Mania comunque il cappuccino non è così buono come piace a noi italiani, è un po' annacquato e non ha, tra l'altro, Pizza Mania i cornetti. Fate invece così, allungate, andate qui da Kex, sarà 1 minuto a piedi. E Kex, qui di fronte, mettiamo la mappa
non si vede granché, c'ha una terrazza. Anche Kex di fronte ha una terrazza e la potete, vediamo, io clicco qua su Kex, vediamo se mi mette le fotografie. Clicchiamo, ecco qui le fotografie, ecco qua la terrazza di Kex. Qua c'è il posto dove cucinano, tirano fuori cornetti e cappuccini e ve li servono qua al tavolo. Quindi il mio consiglio, colazione fatela qua, da Kex. Se invece dovete mangiare di corsa e subito iniziare in clinica, non avete tempo per fermarvi, il mio consiglio, colazione qua da Granier. Ok? Altra cosa, Granier è un po' più economico di Kex. Ok, questo è da sapere. Poi vicino alla clinica per pranzo, per chi non vuole spendere tanto, c'è la possibilità di prendere a Caffè Bar 88 questo posto qui. Vi faccio vedere, noi siamo qua, mettiamo qua, from here, direzione percorso da qua fino a qua. Ok, praticamente da qui a qui si arriva a piedi in 4 minuti. Questa è la strada, si va su Ismail, la prima a sinistra si va tutto dritto, non la prima, non la seconda, ma la terza. Qua si arriverà a questo incrocio dove è presente questo signore che tra l'altro parla anche italiano, da cui noi sempre andiamo per pranzo, per due motivi: intanto perché cucina delle cose fatte sul momento, è un pochino spartano, però tenete conto che non si mangia qui dentro, voi vi fate l'asporto. In 2, 3, 5 minuti massimo lui vi fa avere una bustina con un primo, un contorno e un secondo. In genere il primo è una zuppa di funghi, una zuppa di patate e pollo, quella che si chiama la ziama. Secondo c'è pure di patate con un hamburger di pollo, oppure l'insalata con il riso. Ogni giorno varia, è un posticino che cucina delle cose veramente buone, complete, sostanziose, soprattutto in quantità. La cosa fantastica è che costa solo 2,50 euro al pranzo. Vi fa una bustina col polistirolo, l'usa e getta. Il consiglio è quello di andare a usare quando siete qua a Chisinau solo cose usa e getta, anche quando siete dentro gli appartamenti. Soprattutto luglio, agosto, questo periodo di pandemia, cerchiamo di terrorizzare i pazienti perché non vogliamo che ci siano rischi. Cercate di usare l'usa e getta, non cucinate in appartamento. Piuttosto vi prendete qualcosa qua e ve lo portate poi in appartamento. Potete fare anche questa stradina qui, tac tac tac, dovete arrivare qua fino al Caffè Bar 88. Lo potete trovare tranquillamente su Google, sul vostro telefonino, anzi quando siete a Chisinau, vicino alla clinica, qua di fronte alla clinica, trovate un chioschetto che vende le SIM, che con 2,50 euro vi mette 10 GB di internet nel telefono. E con internet togliete la vostra SIM e mettete quella nuova, avete internet in mobilità e quindi potete usare Google, WhatsApp, video, videochiamare in Italia anche se siete al parco. Questa è la prima cosa da fare. Se vi servono SIM, se no chiedete agli autisti o agli Anainga, la logistica soprattutto, loro vi possono aiutare a installare internet sul telefono. Io sempre vado a prendermi il pranzo qua da Caffè Bar, 2,50 euro, spendi poco ma mangi sano e non è roba scongelata. Loro cucinano ogni giorno cosa fresca e tutta la gente del quartiere va a mangiare qua da Caffè Bar piuttosto che da Pizza Mania. Pizza Mania è più un fast food, ok? Sì, c'hai un menù più ampio. Qua invece non puoi scegliere, ogni giorno c'è il menù, è quello e ti mangi quello. Però diciamo che tutti i lavoratori noi ordiniamo da qua. Andate un gruppetto, 4-5 persone, vi dividete due bustine a testa e vi portate casomai il pranzo. Se tenete conto che poi è ottimo questo perché fa sempre cibi morbidi, quasi liquidi. Quindi se avete fatto chirurgia,
Caffè Bar 88, perché c'ha dei cibi che possono essere mangiati se si hanno ferite in bocca. Non fa qua, rarissimamente fa cose croccanti. Vicino, sempre poi in questa zona, visto che già ci sono, vedete che ho messo degli altri cuoricini e c'è un cuoricino qua sul market. Abbiamo due market vicino alla clinica. Il più vicino è qua, okay, dove c'è la banca Exim Bank. Qui troverete mi pare che sia number one, numero uno. Voi andate di fronte alla clinica Ismail, girate a destra. Lì all'angolo troverete a un certo punto un caseggiato con scritto number one, quello è il market. C'ha degli ottimi prezzi, però non è così grande. Il market più grande è questo qua, Velmart, che sta andando. Questa è la clinica, Ismail, poi tutta a destra, e poi ancora a destra. Scendete qui giù, troverete il Jack Bar and Grill, che è un ottimo posto questo per andare a pranzo, per mangiare. E anche questo consigliabile questo periodo perché c'ha sia la parte interna che soprattutto la terrazza. Vedete che c'ha la terrazza su strada ed è possibile qua pranzare. È un pochino costoso, ok? Jack's Bar and Grill sicuramente è un posto più costoso per pranzare. Se qua caffè bar spendete 2,50 euro, qua vi servono 10-15 euro per darvi un'idea. Il Velmart potete trovare la gastronomia. La gastronomia ce l'hanno anche qua, Jack Bar and Grills. Qui dentro c'è un centro commerciale che si chiama Grand Hall. Sotto al pian terreno c'è un grosso market che ha anche questo un'ottima gastronomia. Fa persino il sushi da asporto. Quindi, se volete, potete prendere qua. Stiamo parlando di un posto che si trova qua, è la clinica. Grand Hall, qui sotto si chiama La Fourchette, forchetta vuol dire La Fourchette. C'ha la gastronomia ed è possibile anche qui farsi fare dei pacchetti, mangi con 2 euro praticamente. Se voi prendete cibo alla gastronomia con 2 euro state mangiando, potete prendere riso, insalate, pollo, hamburger, salsicce. C'hanno almeno 5 tipi di insalate. Qua addirittura a Velmart hanno pure la pizza da asporto. Questo è tutto un polo commerciale che vi consiglio di visitare, questo attorno a Jack Bar and Grill. Per la sera c'è lo Sky Bar e Restaurant. Se voi siete un gruppo di amici e vi volete passare dopo finita la giornata in clinica una serata a rilassarvi, a bere un mojito, sicuramente il consiglio è questo. Ok? Sky Bar, che si trova in un palazzone altissimo. Qua all'interno ci sono tantissimi locali e c'è anche il centro commerciale ed è vicino vicino alla clinica. Parliamo di, vedete, noi siamo praticamente qua e qui si trova il centro commerciale. Moltissimi pazienti vanno qui la sera. Per il pranzo vi do anche delle altre opzioni. Se avete tempo e siete più liberi, vedete com'è fatta la città. Noi siamo in questa zona. Il centro è tutto questo giallo, che vedete in giallino, è il centro storico, e in più c'è questi due parchi. In questi due parchi c'è la cattedrale centrale da questo lato e qua un bellissimo parco monumentale, che è veramente è tipo Villa Borghese a Roma, ve lo consiglio, una bella passeggiata, certo non a livelli di Villa Borghese, però è un polmoncino verde che sta all'interno della città dove io spesso vado a farmi le passeggiate qui dentro la sera. Dietro alla cattedrale si arriva a piedi, come che si arriva qua? Voi uscite dalla pizzeria, girate a sinistra, andate su Ismail tutto dritto finché arrivate al sottopassaggio. Al sottopassaggio entrate, girate a destra e andate tutto dritto finché non arrivate a McDonald's. Da McDonald's siete nel cuore praticamente del centro storico. Giratevi tutto il centro storico perché guardate quanti cuoricini ho messo io qua. Qua ci sono tutti i locali più bellini, quelli più caratteristici e ce n'è per tutte le tasche, soprattutto per tutti i gusti. Se si va avanti a McDonald's, ok, si arriva ancora tutto dritti a Pizzeria Caruso, però per arrivare a Caruso vi conviene prendere 2 lei 10 centesimi il bus. Tutti i bus che
che passano qua su questa strada centrale vanno tutti dritti in questa direzione. Quindi qualsiasi bus prendete in questa direzione, poi vi ferma di fronte a Pizzeria Caruso. Come fate a sapere che state arrivando a Pizzeria Caruso? Perché sul telefono vi siete messi la SIM dati, avete Google aperto. Pizzeria Caruso la sera è ottimo per andare con gli amici perché vedete anche lui c'ha la terrazza di fuori. È un napoletano che fa la pizza più buona qua a Chisinau. Vi fate una tavolata, me lo salutate anche. E la pizza da lui costa circa 80 lei, 4 euro una pizza. Pizza e birra, diciamo che con 5 euro, 6 euro si mangia. Se una sera volete andare con gli amici conosciuti qua a Chisinau a mangiarvi una pizza, vi consiglio Caruso. Non mi paga, non prendo soldi. Io spesso mi ordino la pizza da lui e delle volte prendo anche solo l'impasto e me la faccio a casa. Poi la pizza col sugo e mozzarella perché è un impasto veramente buono. Fatto da un bravo napoletano che sa fare la pizza. Ma torniamo alla cattedrale. Un altro posto, se volete invece passeggiare di sera, quando il sole è già sceso, è dietro alla cattedrale questa strada. Strada Eugen Doga. Questa qua è la strada pedonale con tanti localini carini. C'è la birreria, il gastropub. Qua di fianco c'è un altro pub, qui c'è Crème de la Crème che è una ottima pasticceria dove vedete ci si può sedere all'aria aperta e mangiarsi di pomeriggio, di sera verso le 7 un buon gelato e poi magari si ripasseggia, si va verso l'alto, si fa una bella fotografia con la cattedrale, si attraversa, si sale su e si va a cena a Elipili. E tutti i posti all'aperto vi sto facendo vedere. Elipili è un bellissimo posto economico, veramente con un'atmosfera vibrante, okay? Con una bella terrazza. Questa foto non rende tanto l'idea. Vediamo se ci sono delle altre foto che rendono meglio l'atmosfera di questo posto. C'ha sia posti interni, nel caso fuori ci sia freddo, che una bella terrazza enorme fuori. O Elipili per la cena, si può anche andare a pranzo, però è più bello andarci qua a cena, oppure vicino a Elipili, qua di fronte, un pochino più sofisticato, Panipit. Panipit che ha una terrazza, anche questo interna, ok, e ha una cucina un po' più europea ed è però un pochino più costoso. Diciamo, vedete, fanno anche cerimonie in questo posto, è un posto molto carino. Comunque, questo complesso qua è un complesso dove c'è il karaoke, la discoteca, l'entourage. L'entourage, questo è un posto dove vanno a spendere, si va a spendere un po' di più, okay? Perché è un posto molto più sofisticato. Ci vanno i politici qua da entourage, ci vanno queste persone, insomma, che si vogliono fare la cena un po' di rappresentanza, mettiamola così, e allora è consigliabile qua l'entourage che comunque si può andare una sera, si può fare lo strappo alla regola e fare una serata un pochino più elegante. Se no, un po' più easy è Elipili, un po' molto più giovane come posto, se no, sempre per la sera, vedete, andate un po' più avanti, in assoluto il mio preferito è il Propaganda Café. Il Propaganda Café è un posto nascosto, ricercato, molto intimo. Ok, scordatevi di andare in Propaganda Café in 10 persone, si va in 2 persone, un tavolino molto romantico, economico, si mangiano delle ottime insalate, delle buone zuppe, hanno un menù abbastanza vario, hanno la carne, il grigliato. Come menù è un foglio praticamente, non è che c'è tantissima scelta, ma abbastanza scelta. La cosa bella di questo posto è l'atmosfera. Un posto semplice, rustico, che è dentro una vecchia casa che è stata ammodernata. E se volete fare una buona cena in compagnia di vostra moglie o vostro marito, assolutamente vi consiglio il Propaganda Café, che è in assoluto il posto che io preferisco se voglio stare in intimità. Ok, se volete stare in intimità, il Propaganda Café. Se invece siete un gruppo di 10 persone, ok, vi consiglio il Budweiser Grill and Pub. Grill Pub Budweiser, che si trova qua, è per le grandi bevute, compagnie. Anche questo è un posto giovane, però la cosa buona del Budweiser è che ha una terrazza enorme
all'aperto. Vediamo se qua riesco ad aprire le fotografie, però ho dei problemi qua sulla rete che non me le carica. Sulla marciapiede qua c'è tutto lungo la terrazza. È ottimo il Budweiser. Come vedete, sti posti, il Propaganda, il Budweiser, Eli Pili, Pani Pit, stanno tutti vicino alla zona del centro. Se invece volete mangiare il sushi, il giapponese, andate qua a Kotobuki. Giapponese e Kotobuki, molto molto economico. Si mangiano il miso, la suppa di miso, c'hanno insomma chiaramente un pochino, non ci trovi, ci trovi dentro i moldavi che cucinano, che non ci trovi i giapponesi. Queste sono le pietanze che vi volevo far vedere che si possono mangiare qua a Kotobuki. Okay, questo è il menù. Ricordate, tutti i menù dei ristoranti a Kishinev sono molto semplici perché ci sono le fotografie. Se invece volete spendere massimo 10 euro, mandare in un posto da favola per una cena è Oliva Verde Restaurant. L'hanno aperto da poco, l'hanno inaugurato. Io c'ero l'altro giorno lì con le bambine. C'è una terrazza all'esterno che è fantastica. Ed è, hanno dei piatti, qua ora ci sono le foto perché l'hanno inaugurato da poco, mancano quella della terrazza, al forno a legna, vedete qua, si può stare all'aperto con l'aria condizionata, al chiuso con l'aria condizionata, oppure si può stare anche all'aperto. Molto carino, nuovo nel design e ha dei prezzi che sono come Oliva, praticamente Oliva è tipo Pizza Mania, dove fanno... se io zoom un pochino indietro e vado nel quartiere, per esempio, qua di Moscova, vi consiglio di andare una sera a mangiare da Oliva, che è questo, i ravioli fatti in casa. Ok, da Oliva fanno la pasta e la pizza che sono formidabili. Questa è la pizza, ve la servono così su un tagliere, poi al trancio. Oppure hanno appunto una terrazza esterna e si può mangiare la pasta fatta in casa, tagliatelle, ravioli, tutte fatte in casa. Quindi se siete un gruppetto di 10 persone, qua vi possono organizzare Oliva Verde, una bella spaghettata o ravioli ripieni fatti in casa. Vedete la signora proprio lì che ve li fa e ve li cucina. E soprattutto anche qua c'è la terrazza. Oliva Verde si va col taxi. Ok, un taxi 1,50 euro, anche meno con 40-50 centesimi se prendete il taxi in quattro persone. Vi porta dal quartiere dove siamo noi, che non è un quartiere bellissimo quello di Ismail. Ok, il quartiere bello, vi ho detto, è questo del centro, oppure la strada Moscova, Mosca. Se vi porta qua da Oliva e vi fate la cena qua, dopo vi fate una bella passeggiata, perché questa strada qua è piena, piena zeppa di locali. Arrivate fino a questo parco, c'è un bellissimo parchetto e poi da qua si riprende il taxi, con Yandex, l'applicazione che installate nel telefono. Fatevi installare dalla logistica nel telefono l'applicazione per chiamare il taxi. Se no si ferma un taxi, semplicemente si prende, si ritorna a Ismail 88. Su questa strada Oliva sono presenti anche posti un pochino più semplici, come la Placinta, che è cucina tipica romana, sì, romana, rumena, moldava. La trippa al sugo non ce l'hanno qua. Ok, questa è la... Ma di sicuro la conoscete, tipo Indis Pizza, questa è una catena, la Placinte, che è tipo Pizza Mania, anzi, ecco, mettiamola così. Di fronte alla Placinta c'è il burger, per gli amanti del burger, i burger più buoni di Chisinau. Camorra Burger è famosissimo e si trova qua di fronte al parco Afghan, nel quartiere di Rishkani, che è qua su strada Moscova. Qua hanno il burger più costoso, anche con la foglia d'oro, mi pare che c'è sopra, ed è chiaramente non c'ha solo burger costosi, ma c'ha i burger gourmet più buoni della città. Ok, per gli amanti dei burger e della birra,
del rugby, magari o del calcio, sicuramente vi consiglio questo posto, Camorra Burger, perché è un posto specializzato solo nei burger. Solamente nei burger. Vedete qua anche cosa fanno. Fanno quei burger enormi da 2-3 burger con un sacco di roba dentro. Questo è nel quartiere di, vedete, c'hanno anche loro la terrazza, si può stare all'aperto una serata in cui si mangia il burger. E hanno burger da 3 euro, 4 euro per intenderci. Se invece amate McDonald's, anche in questo quartiere è presente McDonald's, e di fronte a McDonald's qua c'è KFC, quello che fa il pollo fritto. Sopra è presente Wasabi, che invece fa il sushi. E questo è l'ingresso del quartiere di Boulevard Moscova. Il quartiere di Boulevard Moscova si chiama Riscani. Ed è questo un quartiere veramente bello da vedere di sera. Questo è il posto dove tutti vanno a fare la passeggiata di sera, e si fermano su uno dei decine di locali che ci sono su questa lunga strada. Quindi qua si arriva casomai alle 6:30 della sera e si va via verso le 10, le 11 di sera, perché poi è possibile anche fare l'aperitivo. C'è qua vicino il Mojito 2, che è questo locale dove tanti ragazzi vanno qua sulla terrazza a bersi un mojito o un cocktail. Invece il Mojito 1, vedete com'è, vediamo se si apre anche qua qualche fotografia. C'è la terrazza qua dove si vanno a fare gli aperitivi. Il Mojito 1 si trova invece in centro. Ok, torniamo al centro. Qua c'è la clinica. Vi ho detto che per andare al centro si va a piedi, non c'è bisogno di taxi per andare al centro. Oppure si prende un taxi, insomma, in un paio di minuti vi porta qua alla cattedrale. Dopo la cattedrale, qui c'è un altro parco. Di fronte a questo parco c'è la terrazza Mojito. Questo è il primo locale in città per fare l'aperitivo. C'è una terrazza enorme, veramente enorme, tutta immersa anche nel verde. Ci sono i tavoli qua nel verde, ve lo consiglio veramente tanto qua andare la sera. È possibile anche fumare il narghilè perché si trova all'aperto per gli amanti del narghilè. Vedete com'è la terrazza, ci si siede. Ti porta un larghi... Guardate l'atmosfera com'è. Ok, si ordina un cocktail, un drink, un mojito, si fuma il narghilè, si sta tra amici qua a chiacchierare. Un posto anche cool, se vogliamo, ma senza troppe pretese. È possibile ordinare pasta anche qui, insalata, si può anche mangiare a mojito. Di fronte a mojito, invece, proprio appena appena a fianco c'è Andy's Pizza. Questo Andy's Pizza pure va meglio per le famiglie, va meglio per i gruppi invece serate un po' meno informali. Anche questo c'ha una grande terrazza dove è possibile mangiare pizza, carne, contorni. C'ha, chiaramente non vi aspettate la pizza di Caruso, c'ha l'area giochi per i bambini. È un posto che c'ha sia il chiuso che qua sul lato sinistro, che non si vede in questa foto, c'ha almeno 1000 metri quadrati di tavolini in mezzo agli alberi. Ok, questo Andy's ve lo consiglio perché c'ha vicino, casomai potete cenare, o meglio fare l'aperitivo qua a Mojito, oppure cenare qui e poi dopo finire la serata a Mojito, oppure iniziare a Mojito e andare poi a spostarvi qua a Andy's di fianco a mangiare. Poi vi fate una bella passeggiata nel parco centrale qua, e poi quando siete stanchi vi potete riavvicinare all'appartamento. Altri posti carini che abbiamo qua in centro, dunque vediamo un po'. Ah, ecco, oliva, ve l'ho detto, oliva verde. Forse non ho messo l'accento abbastanza su oliva verde, perché però questo posto veramente merita. Mi dispiace qua che non ci sono le foto della terrazza esterna, perché è veramente splendido, nuovo, l'hanno fatto da poco, spendi massimo 10 euro ed è all'italiana, proprio classico ristorante all'italiana questo.
con la terrazza. Per gli amanti invece del messicano vi consiglio il Paso. È un posto piccolissimo, ma che ha dell'ottima cucina messicana. Anche questo c'ha una piccola terrazza esterna. Io ci sono andato in tutto 2 volte qua. Ci vanno principalmente turisti, ci vanno in questo posto, è un posto ricercato dai turisti. Vedete l'interno che è molto piccolo, vi consiglio mangiare all'esterno, però vedete i tavoli più di 4 persone non ci sono. Qua ci si va una serata con vostra moglie, vostro marito, diversa, piccante, messicana. El Paso, ed è anche abbastanza, se vogliamo, vicino alla clinica. Okay, la clinica è qua, El Paso è qua. Per gli amanti invece dei pub vi consiglio questo, il Dublin Pub, qua, che però non so se ora sia aperto, l'ultima volta ci sono stato, poi è stato prima della pandemia, però è molto carino. Se non trovate questo Dublin Pub aperto, questo è il classico pub all'irlandese, se questo, e c'ha un'ampia selezione di birre questo posto. Se non trovate questo posto aperto, vi consiglio il Kiras Club per bervi una birra. Il Kiras Club è vicino proprio al centro, un posto dove è possibile sia bere del vino che dell'ottima birra seduti su una terrazza. Su una terrazza, non una terrazza, sul marciapiede praticamente, hanno i tavolini e c'hanno anche lo spillatore così lì sul marciapiede. È una bella atmosfera qua. Ecco qua, vedete com'è da fuori. Ci sono tutti i tavolini fuori. Questo è il vecchio teatro. C'è il recinto, la staccionata, e si sta tutti tra il teatro e la staccionata. E qua c'è il punto spillatore con la birra, che serve la birra principalmente. Qua ci vanno i giovani sui 25-30 anni. Poi, torniamo indietro, stiamo sempre qua in zona, vediamo dunque McDonald's, Kotobuki ve ne ho parlato, del giapponese. Ah, ecco, qua c'è l'altro pub, il Brothers Pub, anche questo con i tavolini esterni, questo pure è molto carino, molto easy come posto, e c'ha dell'ottima birra anche qua. Fanno anche del buon cognac, si sta seduti all'aperto, passa la ragazza, si ordina e si passa una piacevole serata. Ok? Questo pure ve lo consiglio. Per quanto riguarda invece il caffè, se voi cercate un posto come Starbucks, a Chisinau esiste Tucano Coffee. Se volete lavorare col computer, con internet, mangiarvi un buon croissant insomma un po' più ricercato come Starbucks da noi in Europa, sicuramente qua vi consiglio il Tucano Coffee. Lo riconoscete perché ha questa scritta, ce ne sono diversi qua in città. In città non esiste Starbucks, ma c'è Tucano Coffee. Ce n'è anche uno qui sotto, vedete, Tucano Coffee Brasil. Vedete che il logo è sempre lo stesso, sono una catena qua a Chisinau di questi caffè dove si può stare anche a lavorare col computer. Questo parco, volevo mettere l'accento su questo parco che non è quello della cattedrale, ma anche questa è la cattedrale, è molto carino perché poi di fronte avete il centro commerciale dove potete anche fare degli acquisti, dei regalini. Ma su questo parco è bello perché ci sono quelli che vendono gli hot dog, quelli che vendono il gelato da passeggio. È un parco monumentale molto carino questo. Vi consiglio di sedervi qua su una panchina, stare un'oretta, chiacchierare, è veramente piacevole. Hanno aperto di fronte a questo parco un nuovissimo posto che neanche c'è qua su Google, che è simile a Oliva Verde. Ok, proprio qua, su questo lato vedrete che c'è questo ristorante nuovo di fronte a questo parco monumentale, che ora non mi ricordo il nome, neanche c'è su Google Map. È fresco fresco questo. Per quanto riguarda i parchi, allora dove va Dottor Palmas a correre alle 7:30 di sera? Qua, vado a Valle Amorelor, che è il lago artificiale di Chisinau.
Questo laghetto artificiale c'ha una spiaggetta, vediamo se me lo carica. Ecco che me l'ha caricato. C'ha una spiaggetta artificiale qua ed è bello, stupendo, perché c'ha la possibilità di mangiare i noodle takeaway. Si ordinano qua all'ingresso, cioè, ci sono diversi localini dove tu puoi prendere, vedi, il takeaway. Vediamo se me lo carica. Opla. C'è il takeaway da passeggio, ce ne sono tanti di posti diversi, ti puoi prendere il gelato, ti puoi prendere il burger, ti puoi prendere i noodle e poi ti fai una bella passeggiata qua sulla spiaggia del lago. Poi ti fai una bella corsetta tutto attorno al lago qua, ma veramente vedersi il tramonto al lago di Valle Amorilor è qualcosa di strepitoso. Io vado spesso qua a correre la sera al tramonto, mi metto i pantaloncini e vi posso assicurare che Valle Amorilor è uno dei parchetti più belli che c'è in città, con delle visioni, delle visuali veramente uniche. Quindi un consiglio è potete anche affittare la bicicletta qua e farvi un giro con la bicicletta del lago. Per i più estremi c'è anche la possibilità qua in mezzo al bosco ci sono tutte le piste per le mountain bike, sai, i percorsi, quelli accidentati. Quindi io vi consiglio, prendete un taxi dalla clinica la sera quando avete finito, andate qua a farvi un giro a Valle Amorilor. Finito il giro, riparcheggiate la bicicletta, gliela lasciate qua all'ingresso dove hanno anche i monopattini elettrici, insomma, se non vi va di pedalare, vi fate un bel giretto e poi ve ne salite qua, ok? Attenzione che ora vi porto nel ristorante più in della città. Allora, come tolgo la mappa? Così, praticamente c'è una scalinata che farete, questa scalinata vi porta qua sopra dove c'è il ristorante, eccolo qui, la Sarkis. La Sarkis è un posto dove si può fare anche qua, si può mangiare la grigliata, c'ha la terrazza, principalmente ha solo terrazza questo posto. Vedrete un sacco di belle macchine fuori parcheggiate, vedete tutte le macchine belle che ci sono fuori. Dentro ci vanno uomini d'affari, gente che finisce il lavoro con la moglie, con i colleghi, vanno a fare la cena qua. Al centro c'è la griglieria e tutto attorno ci sono nella terrazza i tavoli dove si può stare, sono tavoli anche per 8 persone, 10 persone. Non crediate che sia così costoso, ok? Parliamo sempre del 70% in meno rispetto all'Italia come costi questo ristorante, quindi diciamo che qua con 15 euro si mangia alla Sarkis. Però siete in un punto panoramico, in alto rispetto al lago, avete prima fatto una bella passeggiata al lago, vi siete visti il tramonto, ora vi sedete qua alla Sarkis e terminate con la cena. Dopo da qua vi fate chiamare dal cameriere il taxi che vi riporta in appartamento. La Sarkis veramente merita. Altro polmone verde che assolutamente è imperdibile è questo, il parco di Trandafirilor. Trandafirilor significa il parco delle rose, ok, dice tutto. Ci sono i laghetti dentro e hanno rifatto tutte le stradine, all'interno ci sono delle passeggiate incredibili. Diciamo che ultimamente non vado più a correre a Valle Amorilor, ma vado proprio qua, Trandafirilor, per un motivo, perché è più vicino alla clinica, è più bello perché c'ha tre laghi, sono laghi più naturali, questi ci sono le barchette, si possono anche prendere le barchette e c'ha uno dei posti miei preferiti per passeggiare con il passeggino, okay, con le bimbe. Io mi faccio tutto questo giretto e poi qua su questo lago c'è uno chioschetto con delle panchine dove ci si può sedere e stare lì a riposare. Veramente bello, ci troverete un sacco, una cosa che dimenticavo di dirvi, quando andate ai parchi troverete un sacco di gente. Le persone di Chisinau, i moldavi, la sera vanno con le famiglie, con i bambini, tutti al parco. Si finisce di lavorare, troverete pieno di gente, di gelaterie, andate, non state in città,
Non state vicino alla clinica, ma andate dentro ai parchi la sera. Poi si va al ristorante. Vi fate una bella passeggiata, respirate l'aria aperta, che male non fa dopo la chirurgia. E poi c'è qua un altro posto che vi volevo far vedere, Batravece, per mangiare proprio sul lago. C'è la terrazza, vedete com'è, ci fanno anche le cerimonie pure qua a Batravece. Oh, applicare qua. Ecco qua, c'è la terrazza e qua c'è il lago. Sedete, potete ordinare, vi portano e vi fate in mezzo alla natura una bella cena e si può anche andare per pranzo qua. Qua c'ho la mia palestra dove io vado, Acquaterra, e c'ha di fronte il laghetto con la passeggiata. Fai magari qua un pochino di pesi e poi vado a correre tutto il parco, ok? Poi riprendo la macchina e vado a casa. Per chi vuole fare invece visite specialistiche a Chisinau, vi consiglio l'ospedale MedPark. Ok? Mie figlie sono nate a MedPark, è un ospedale privato, un ospedale dove con 40 euro fai una visita e tutte le analisi che devi fare, veramente molto economico rispetto a noi in Italia. Se dovete fare analisi, state qua da noi una settimana, 10 giorni, volete fare un check-up, sicuramente vi consiglio MedPark. Ve lo cerco qua. MedPark è uno degli ospedali principali della città. Qua ci sono tutte le discipline mediche all'interno, è un ospedale privato con investitori esteri. Ed è un ospedale internazionale con dentro tutta la diagnostica, con tutti i dipartimenti, diciamo, che un ospedale deve avere. C'è la reception, vedete com'è l'interno, molto moderno, diciamo che è un ospedale proprio europeo questo. Vediamo qua altre fotografie. Ok, quindi se dovete fare della diagnostica, il mio consiglio, prendete appuntamento a MedPark Ospedale Internazionale. Io vi faccio un saluto, questo era un video per darvi un'idea di dove passare le serate, le giornate qua a Chisinau. Se avete necessità, richiedete sempre al personale logistico e vi mando anche il link a questa mappa, così avete tutti questi posticini salvati. Un saluto, mi raccomando la SIM nel telefono per i dati, così in giro potete chiamare il taxi e soprattutto videochiamare o chiamare a casa in Italia.